Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Già in passato sono intervenuto sul tema della società cashless, cioè della società senza cassa, senza il cosiddetto contante, lo chiamiamo in italiano, cioè la banconota di carta che tutti conosciamo. Voglio fare oggi un piccolo ragionamento, che è questo: quando circola la banconota da 10, 50, 100 euro, supponiamo 100 euro, beh, quella banconota di fatto al sistema finanziario non produce una marginalità legata al numero di operazioni in circolazione, cioè la banconota da 100 euro può girare quante volte? 10, 20, 100, 1000, 1 milione, infinito, e la banca non ne ha una redditività. Quando invece usiamo una carta di credito, quindi quando passiamo all'uso della carta di credito, c'è una marginalità per un operatore finanziario. Supponiamo che la marginalità sia dello 0,25%, vuol dire che la stessa banconota da 100 euro di cui parlavamo prima, qualora invece si utilizzasse una carta di credito, significherebbe una redditività per la banca di 25 centesimi, cioè di uno 0,25, perché l'1% sarebbe un euro, quindi 0,25 sarebbe 25 centesimi. Il che vuol dire che su 10 scambi vuol dire 2,5 euro di, diciamo, redditività al sistema finanziario, su 100 scambi 25 euro di redditività, quindi 400 scambi, 25 per 4 fa 100 euro. Quindi abbiamo esattamente l'equivalente valore della moneta originaria, che però è andata ad una redditività di tipo finanziario. Ora, dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che quando i vari governi italiani, tra cui quello attuale del ministro Conte, ci raccontano che questo è fatto per combattere l'evasione fiscale, io di solito non credo che Gesù Cristo sia morto dal freddo, e penso invece che ci siano altre ragioni ben più importanti, come per esempio quello di creare degli effetti sul sistema economico. Faccio una considerazione: qua, tutte le volte che si è obbligato per legge un certo tipo di mercato, si condiziona quel mercato, creando a tutti gli effetti dei regimi di oligopolio o di monopolio. E tutti sanno che l'effetto è quello di alzare i prezzi. Lo abbiamo visto per esempio sui telefonini, sui servizi, su Facebook, su tante cose. Le cose che quando vengono introdotte hanno prezzi bassi o addirittura gratuite, perché qualcuno mi dirà lo 0,25 è impossibile, troppo alto, via discorrendo. Sto facendo un ragionamento teorico. Attenzione che quando tutti saranno obbligati, per prendere il caffè, come vuole il Presidente del Consiglio, ad utilizzare la carta di credito e non più la moneta, beh, un giorno, fra 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, non lo so, beh, in quel mondo lì, allora, dato che sarà obbligatorio e non facoltativo operare così, su tutto il mondo, enormi vantaggi finanziari per i sistemi della finanza e non dell'economia reale. Buona economia umanistica. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.